Io ho fatto il mio modulino, adesso devo andare ad inserire sul mio ago 5 rocaille 11.0. 5 rocaille 11.0 e rientro nel forellino retro della mia Cheops. Poi rientro passando dal forellino laterale della mia Cheops fino ad uscire da uno dei due. Anche qui dobbiamo andare ad inserire 5 rocaille 11.0, 4 e 5, e mi inserisco nel forellino accanto. Il forellino accanto in questo modo, quindi usciamo da quello laterale. Ok, adesso saliamo. Ops, scusate, risaliamo e per tutto il giro inseriremo i nostri archetti formati da 5 rocaille 11.0. Ci vediamo alla fine del giro. Ecco qua, questo è quello che ho realizzato finora. Adesso io devo risalire, quindi io risalgo sempre lateralmente. Ops, oddio, scusate. E riesco dalla terza rocaille, praticamente dalla punta di un picot di un archetto. Adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo andare ad inserire le super duo. Quindi io adesso preparo le mie super duo, nel mio caso bianche, nel vostro insomma in base ai colori che avete, che volete, tutto quanto quello che. Ok, però prima preparo anche qualche rocaille 15.0, ma pochine pochine, non ce ne servono tante. Adesso vado ad inserire che una rocaille 15, 3 super duo. Oh, Dio santo. E una rocaille 15 e mi vado ad inserire nella puntina successiva in questo modo, così. Di nuovo una 15, 3 super duo. 3 super 2 e un'altra 15 e ci andiamo ad inserire nella super 2 successiva, così. Ok, quindi andiamo avanti in questo modo fino ad arrivare alla fine del giro. Inseriamo, ok, così. Quindi ci vediamo quando abbiamo inserito tutte quante le nostre super duo, le nostre 15.0. Allora, adesso facciamo un giro a vuoto per rinforzare un po' la lavorazione. Ci vediamo tra un po'. Allora, adesso dobbiamo iniziare un nuovo giro. Quindi una 15 sul nostro ago e mi vado ad inserire nella super duo. Nella super duo, nel foro alto della super duo, scusate. Poi prendo, mi sono scordata di prendere quest'altro colore.
Allora, e andiamo ad inserire super 2 e di nuovo la nostra 15. Scusate. Quindi, oddio santo, la nostra 15 ripasso nella 11. Nella 11 tiro riprendo una 15 e risalgo nel foro alto della super duo. In questo modo vado ad inserire le super duo 1. Allora inseriamo un'altra super duo. In questo modo un'altra 15 e ci inseriamo nella 11.0 questa qui, e aspettate, ok. E quindi dobbiamo fare questo lavoro per tutto il giro. Ok, quindi ci vediamo alla fine del giro. Ho finito il giro, adesso sto uscendo dalla rocaille argento che si trova qui al centro, risalgo attraverso la 15.0, quella che si trova davanti al foro alto della Super Duo, in questo modo. Ok, adesso dobbiamo andare a fare il nostro giro con i mezzi cristalli. Il primo giro praticamente lo faccio con i mezzi cristalli, questi silver. Quindi adesso prendo i mezzi cristalli e iniziamo questo. Allora, esco dal foro alto di questa super duo bianca e inserisco un mezzo cristallo, quello silver, e mi inserisco di nuovo nel foro alto della super duo bianca. Poi passo tutte le super duo che trovo e riesco dal foro alto della super duo bianca, che qui vado ad inserire un mezzo cristallo, passo di nuovo attraverso tutte le super duo che trovo fino a riuscire dal foro alto di questa super duo bianca. Ecco, quindi dobbiamo fare questo lavoro per tutto il giro, così. Tanto ne dobbiamo inserire solamente 6, perciò possiamo farlo insieme. Così. E così. Ecco qua. Il penultimo mezzo cristallo, così, e andiamo ad inserire l'ultimo mezzo cristallo, se riusciremo a prenderlo. Ok, quindi l'ultimo mezzo cristallo è inserito. Adesso dobbiamo continuare con la lavorazione e praticamente dobbiamo andare ad inserire questi piccoli
No, questi picco formati da 11-0. Quindi, allora, passiamo nelle Super 2. Così. Ok. E prendiamo le nostre 11-0, ne inseriamo 3 sul nostro ago, ok, 3 11-0, e ci inseriamo nel mezzo cristallo, così. Le sistemiamo con le mani in questo modo, poi usciamo da questo mezzo cristallo di nuovo 3 11-0 e ci reinseriamo nel foro alto di questa Super 2. Anche qui andiamo a tirare e sistemare con le mani, ecco qua. E così dobbiamo fare per tutta. Ah, scusate, un'altra. Come vi stavo dicendo, inseriamo le 3 11-0 e ci inseriamo nel mezzo cristallo. Usciamo dal mezzo cristallo di nuovo 3 11-0 e ci inseriamo nel foro alto della Super 2. In questo modo, così. Adesso ci troviamo ad uscire dal foro alto di questa Super Duo. Dobbiamo prendere una Cheops e rientriamo lateralmente, quindi usciremo da uno dei buchini di dietro, in questo modo. Carichiamo sempre 3 Rokhail 11-0 e rientriamo nel buchino a fianco e nel foro alto della Super Duo in questo modo. Oh, porca miseria. E tiriamo, ok. Questo è quello che si viene a creare. Quindi adesso di nuovo 3 Rokhail 11-0 e rientriamo nel mezzo cristallo. Quindi per tutto il giro andiamo a creare questo. Nuovo 3 11, rientriamo nel foro alto della Super 2. In questo modo prendiamo una Cheops, rientriamo nel foro laterale della Cheops, lo portiamo fin dentro questa sede che si andava a creare, cioè questa vabbè, alloggiamo la nostra Cheops. Andiamo a caricare 3 11-0 sul nostro ago, quindi rientriamo dal buchino e ripassiamo così nel foro alto della Super 2 in questo modo e tiriamo il nostro filo così, tiriamo per bene e andiamo a posizionare il tutto, quindi usciamo dal foro alto della Super 2. Andiamo ad inserire 3 11-0, rientriamo nel mezzo cristallo in questo modo, sistemiamo per bene, insomma, dai, fino alla fine del giro facciamo così, quindi ci vediamo alla fine del giro. Allora, ho finito di inserire le mie
Cheops, adesso devo riuscire dalla seconda rocaille di quelle che abbiamo inserite, così, quindi in questo modo. E adesso in questo spazio andiamo ad inserire un mezzo cristallo di questi, di quest'altro colore, quindi poi ci inseriamo nelle due rocaille, ci inseriamo nel foro alto della Super Duo, ripassiamo lateralmente nella Cheops e nelle tre rocaille sopra la Cheops, poi discendiamo, ripassiamo attraverso il forellino laterale della Cheops, usciamo dal foro alto della nostra Super Duo e dalle due rocaille 11.0 di nuovo andiamo ad inserire un mezzo cristallo e ci inseriamo nelle due rocaille nel foro alto della Super Duo, in questo modo, ok, e risaliamo nel forellino laterale della Cheops e così fino alla fine del giro, quindi poi ripassiamo nelle tre rocaille sopra la Cheops, rientriamo nel forellino, usciamo dal foro laterale della Cheops, dal foro della Super Duo e dalle prime due rocaille. Mezzo cristallo e così continuiamo. Scusate il raffreddore, ma sono proprio, ho ripreso l'influenza. Ok, quindi fino alla fine del giro facciamo così. Ecco qui il modulo terminato. Adesso noi stiamo uscendo da questa rocaille centrale. Dobbiamo inserire le 15.0. Allora, sono persa, eccole qua, vado a preparare le mie 15.0, in questo caso argento. E vado a caricare 3 15.0 e rientro nel senso opposto, così, ecco qua, e ho creato il mio piccolo picot. Adesso riscendo nella rocaille in questo modo e vado ad inserire 3 rocaille e mi inserisco, aspettate un attimino, qui nel mezzo cristallo, in questo modo, di nuovo 11.0, risalgo nelle rocaille e andiamo a fare il nostro piccolo picot con le 3 15.0. Fatto il nostro picot, riscendiamo nella 11.0, così, questa qui, 3 11 1 2 3, e ci inseriamo nel cristallo, ecco qua. Quindi per tutto il giro noi dobbiamo fare questa decorazione, di nuovo 3 e ci inseriamo
nelle rocaille. Qui andiamo a creare il nostro piccolo picot con 3150. Ci inseriamo nel senso opposto, ripassiamo nella riscendiamo nella 11, andiamo ad inserire di nuovo 3110 nel mezzo cristallo in questo modo. Ok, e per tutto il giro faremo questa decorazione. Quindi ci vediamo alla fine del giro. Ecco qui, e il nostro lecchino talismano è terminato. Io adesso andrò a ripassare nella lavorazione e mettiamo poi la nostra monachella. E niente, il nostro orecchino è finito. Ah, praticamente, vi volevo dire, qui sopra, praticamente, vado andare, cioè devo formare la mia asolina. Io voglio dire, anziché sì, ciao, su una Cheops, cioè perciò su una perlina centrale sopra la Cheops, non mettete solamente 3 15-0 per formare il picot, però ne mettete 6 di 15-0 per andare a formare l'asolina. Quindi il nostro orecchino talismano è terminato. Ok, ragazzi, io spero che questo tutorial vi sia di vostro gradimento. E niente, dopo andremo a fare il ciondolo Mara. Oddio, mi sfugge. Niente, va bene, con questo vi... Ah sì, una cosa. Io qui ho usato il Sono, però se avete il Fireline, sempre da 0,015 va benissimo, anzi, forse anche meglio il Fireline. Quindi con questo vi ho detto tutto, adesso vi saluto, un bacione a tutte, ciao ragazze.